Buonasera. Buonasera a tutti, ben ritrovati al terzo ed ultimo appuntamento di questo intenso mese di maggio promosso dall'Associazione Culturale Aldo Moro nell'ambito della rassegna Castanedolo Incontra. Anche a nome del Presidente, il Sindaco di Castanedolo Gianbattista Groli e di tutti gli associati porgo un caloroso saluto a tutti voi qui presenti e ai telespettatori di Teletutto che ci stanno seguendo in diretta. Salutiamo e ringraziamo per il graditissimo ritorno la dottoressa Anna Maria Cancellieri. Già ospite della rassegna Castanedolo Incontra nel marzo 2012, quando da ministro dell'interno del governo presieduto dal senatore Mario Monti intervenne alla serata in omaggio a Mino Martinazzoli e questa sera è presente in veste di autrice del libro Una vita bellissima edito da Mondadori. Siamo assai lieti e onorati di porgere il più cordiale benvenuto al senatore Mario Monti. Buonasera. Già Presidente del Consiglio dei Ministri, che ringraziamo sentitamente per aver accolto il nostro invito ad essere qui con noi questa sera. Salutiamo il Dottor Fabrizio Barca, economista, già Presidente del Comitato per le Politiche Territoriali dell'OCSE dal 99 al 2006, nonché Ministro per la Coesione Territoriale del Governo Monti. Un saluto e sincero e grato al Senatore Paolo Corsini. Già Sindaco di Brescia, attualmente Senatore del Partito Democratico e membro della Commissione Affari Esteri del Senato della Repubblica e dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio d'Europa. Il più cordiale benvenuto ed un particolare ringraziamento per aver accolto il nostro invito al direttore Giacomo Scanzi. Direttore del Giornale di Brescia, per la prima volta ospite dell'Associazione Culturale Aldo Moro, che coordinerà il dibattito e dal quale lascerò la parola, non prima però di aver ricordato che la rassegna Castanedolo Incontra si congeda con questo appuntamento e tornerà il prossimo autunno con altre presentazioni di libri e illustri ospiti dell'attualità politica e culturale italiana. Buonasera a tutti, lascio la parola al direttore Scanzi. Grazie. Ma a me il compito davvero non tanto di moderare, perché credo davvero non ci sia nulla da moderare, ma di coordinare un pochettino questa serata e di porre qualche domanda, sperando che sia una domanda intelligente, una domanda pertinente. E vorrei partire proprio da questo libro, Eccellenza, quindi mi permette di chiamarla Eccellenza perché... no. Perché lei è rimasta nei cuori dei bresciani e molto probabilmente di tanti cittadini delle città che ha elencato nel suo libro. Innanzitutto complimenti per il titolo e Una vita bellissima. Mi viene in mente Fenoglio, Primavera di bellezza. Sono quei titoli davvero che dicono tanto del contenuto di un libro. E complimenti per la vita, perché ovviamente dietro il titolo c'è un'esperienza. Questo è un libro apparentemente autobiografico, ma che racchiude veramente una parte significativa della storia contemporanea del nostro paese, che lei ha vissuto direttamente e racconta con una, se mi consente, semplicità, quasi come fosse una storia domestica, ed è veramente questo un aspetto molto, molto importante e avvincente, cioè l'incontro con personaggi, con momenti della storia italiana, anche drammatici, ma vissuti sempre a partire da una esperienza personale, che ha anche un suo spazio molto piccolo, molto privato, fatto di affetti, fatto di consuetudini, fatto di una casa. E questo rapporto tra piccola vita domestica, personale e storia è una delle cose che
qui guardo il professore di storia, gli storici, che agli storici così, che colpiscono molto questo rapporto tra vita personale e storia. Io vorrei cominciare ponendole una domanda un po' laterale. Una cosa che mi ha molto colpito, lei la cita all'inizio del libro e poi alla fine, parlando del suo giuramento. Il primo giuramento, lei mi pare dica, mi si è appannata la vista, e l'ultimo che chiama, quello appunto da ministro, il giuramento dei giuramenti. Ecco, partiamo da questo aspetto, se vogliamo, solenne. Che cos'è il giuramento alla Repubblica e che cos'è il giuramento alla Costituzione? Bellissima domanda, guardi. Il giuramento, come raccontavo, il primo è stato di fortissima emozione. Perché è stata di fortissima emozione? Perché è un impegno che tu prendi per te stessa nei confronti dello Stato, della collettività. Cioè in quel momento tu capisci che metti la firma, che ti impegni a osservare lealmente le leggi dello Stato e la Costituzione. La formula poi è più o meno sempre la stessa, con qualche piccola variante, ma i contenuti sono sempre questi. E allora in quel momento, nel momento in cui giuri, per chi ci crede, e io spero che tutti ci credano, nello Stato, nel Paese, nell'impegno nei confronti della collettività, nei confronti della legge, nei confronti della Costituzione, è una cosa molto solenne, come è solenne il momento in cui contrae il matrimonio, diciamo, altrettanto, cioè sono sempre degli impegni fondamentali. E io il primo l'ho fatto che avevo 19 anni e mi ricordo che veramente non riuscivo a parlare per l'emozione, perché avevo la mia bandiera davanti, perché si giura davanti alla bandiera, e capivo che prendevo un impegno con lo Stato serio, con la mia nazione, con la mia gente serio. Poi ne ho fatti tanti altri, perché poi nei vari passaggi ti fanno sempre rigiurare. Per me era solo una ripetizione di un fatto, di un impegno preso da allora, che è stato poi naturalmente, chiaramente, poi l'ultimo, quando è stato davanti al Presidente della Repubblica. Poi parliamo di Giorgio Napolitano, cioè come Giorgio Napolitano in un ambiente come il Quirinale, è chiaro che lì è stato un giuramento che ti strigge lo stomaco. Il contenuto è sempre lo stesso giuramento che io ho fatto quando ero ragazza, però il contesto era un contesto assolutamente molto solenne, e quindi era emozionante anche quello. Ma se conto le volte che ho giurato, non so nemmeno io quante sono, perché nei vari passaggi di carriera poi ci si riconferma. Però ecco, è un impegno che prendi, ed è un impegno vero, un impegno serio. Tu prometti, ti impegni a fare certe cose. Secondo me ha un valore simbolico di grandissima valenza, di grandissima importanza. Quindi è veramente un momento significativo. Possiamo considerarlo una chiave di lettura un po' di tutto il libro, questo impegno. Poi estenderò la domanda ovviamente anche agli altri ospiti, ma vorrei proseguire ancora con lei anche per mettere un po' di carne al fuoco per la discussione, perché lei ha vissuto in tante città. Mi viene in mente un altro libro, Le città del mondo, di Vittorini. E ha vissuto in tante città. Lo dico non tanto per fare delle citazioni letterarie, ma perché c'è questa vena letteraria nella narrazione. E ha vissuto tante cittadinanze. Devo dire, il suo giudizio è sempre molto positivo. Vicenza, Parma, Bergamo, Brescia, Milano, certamente, e poi Bologna, poi Catania. Ecco, che cos'è la cittadinanza oggi? Guardi, io in alcune città l'ho avvertito particolarmente, questo sentimento di cittadinanza. Cioè ho avvertito che i cittadini di quel territorio, oltre ad essere parte integrante di quel territorio, in quel territorio esercitavano diritti e doveri. E due sono le città che forse hanno di più questa caratteristica. Una fortissima, Bologna, e altrettanto Brescia. Non lo dico perché sono qua, ma sono le due città
che hanno rappresentato forse in Italia su sfondo opposto, con storie politiche diverse, eccetera, comunque quella crescita di questi cittadini, che sono cittadini a tutti gli effetti, sono cittadini che osservano le leggi dello Stato, che compiono il loro dovere tranquillamente, perché non hanno problemi a compiere il loro dovere, ma che sono assolutamente anche consapevoli dei loro diritti. Ecco, non in tutta Italia questi sentimenti sono uguali, perché in altre regioni, in altre città ho trovato, per esempio, che il concetto di diritto è un concetto un po' affievolito, di persone che magari hanno meno il senso di cittadinanza e si sentono più sudditi, forse per la storia che l'ha caratterizzata. E qui invece noi troviamo una storia che ha caratterizzato delle città importanti, significative, in cui il cittadino era titolare sicuramente di diritti che chiede con forza, ma con altrettanta forza di doveri, cioè non c'era la pretesa, l'arroganza di vedere riconosciuto il diritto. Per esempio, io mi ricordo delegazioni di persone che venivano per il terribile problema della prostituzione sulle strade, o problemi in cui questi cittadini chiedevano: tu Stato fai quello che devi fare per farmi vivere in condizioni civili. Però erano gli stessi cittadini che poi, al momento in cui si chiedeva loro di compiere il dovere dei cittadini, lo facevano con grande consapevolezza. Ecco, l'Italia è un paese lungo, è un paese difficile, è un paese diverso, e questi bilanciamenti sono un po' diversi, o perlomeno non in tutte le città hanno la stessa valenza. Ma ecco, in questa zona d'Italia io ho trovato un grande senso anche di dignità della propria condizione, che secondo me è fondamentale per comprendere poi come queste popolazioni sono particolarmente sviluppate. Ecco, se mi è consentito, proprio su questo tema, impegno, giuramento, dovere e cittadinanza, vorrei magari poter interloquire con i nostri ospiti, e comincerei da lei, Presidente. Credo che lei abbia anche un pochino pagato il peso specifico, il dovere di affrontare di petto problemi, temi ardui nella storia del nostro paese, in un momento difficile del nostro paese. Ecco, che cos'è per lei il dovere e qual è lo stato di salute della cittadinanza nel nostro paese? Mentre Anna Maria Cancellieri rispondeva alla precedente domanda, mi sono chiesto quante volte io ho giurato, e credo che siano state due soltanto. La prima a Firenze nel 1996, magari nel 1966, giuramento al corso allievi ufficiali dell'Aeronautica Militare. E la seconda, pochi istanti prima del giuramento di Anna Maria Cancellieri e di Fabrizio Barca al Quirinale nel novembre del 2011. Quindi ne ho fatti molto meno di giuramenti. Ho pagato? No, ho avuto un'occasione straordinaria, anche molto molto difficile credo, ma di mettere, non certo su mia proposta, ma su proposta del Capo dello Stato e del Parlamento, al servizio del mio Paese tante cose che più o meno casualmente nella mia vita si erano allineate in Italia e in Europa, e che come d'incanto hanno trovato una loro logica coerenza e una destinazione molto concreta. Proprio pensando a quel giuramento, trovo che l'unica ferita che chi fa seriamente il proprio dovere, come giura di farlo seriamente, può eventualmente subire
e io l'ho subita molte volte, è la critica che va al cuore del giuramento, e cioè di non aver fatto l'interesse dell'Italia, ma l'interesse di chissà quali potenze straniere o forze occulte. Questo è veramente profondamente lesivo, e io credo che bisognerebbe stabilire una norma secondo la quale chiunque, in qualunque circostanza, faccia una critica di questo genere, debba andare fino in fondo, cioè intentare un'azione legale per tradimento della Costituzione, perché non si può giocare con le parole in questo modo. Io credo che i miei colleghi e io abbiamo servito l'Italia in un momento straordinariamente complicato, nel quale, per qualche ragione, da nessun politico veniva la candidatura a guidare un governo, e questo ha reso la cosa molto impegnativa, molto severa, ma anche molto esaltante, e credo che la soddisfazione dobbiamo trovarla nel senso di aver adempiuto a un dovere difficile e non in altro. Ecco, Presidente, dal suo osservatorio e dall'esperienza che ha vissuto, e l'altra parte, salute della cittadinanza. Sì. Questa è la cosa più importante. Prima ho fatto questa osservazione più introspettiva. Ma nella mia valutazione, sulla base della nostra esperienza, lo stato di salute della cittadinanza è piuttosto saldo. Noi abbiamo dovuto, di necessità, invertire il normale circuito che intercorre tra poteri pubblici e cittadini. È un circuito che troppe volte nella storia italiana, nei precedenti decenni, aveva visto i poteri pubblici cercare di ingraziarsi i cittadini dando ai cittadini anche risorse che non c'erano, togliendole quindi alle generazioni future. Il nostro compito è stato esattamente l'opposto, di prendere ai singoli cittadini, alle singole corporazioni, ai singoli gruppi legittimi di interesse, perché si era andati un po' troppo lontano nella storia italiana nel tutelare i singoli gruppi a scapito della tutela del Paese nel suo insieme, che stava disancorandosi dalle Alpi e muovendo leggermente in direzione sud-est verso la Grecia. La cittadinanza l'ho trovata salda perché, pur avendo dovuto prendere molte decisioni di per sé sgradevoli per i cittadini, sgradevoli da riceversi e sgradevoli da prendersi, decisioni di riduzione, là dove possibile, della spesa pubblica, di aumento, là dove necessario, delle imposte, eccetera, abbiamo attraversato un periodo potenzialmente esplosivo nelle strade e nelle piazze italiane, ma che certamente anche per merito della vigilanza attenta e sdrammatizzante del Ministro dell'Interno dell'epoca, è stato un periodo di pochissimi incidenti e manifestazioni, una riforma delle pensioni molto incisiva, e che non è la riforma strutturale rimessa in discussione dalla decisione della Corte Costituzionale di qualche giorno fa, quella riguarda un aspetto su cui si può discutere, la sospensione dell'indicizzazione, ma il grosso della riforma delle pensioni, molto incisiva, l'abbiamo fatto, presentato ai tre leader sindacali in un'ora, un'ora e mezza, non potendo neppure ammettere, lo ammetto, una vera interlocuzione, e c'è stato uno sciopero generale di 2 ore, posso dire puramente simbolico. In altri paesi, a cominciare dalla Francia, una riforma delle pensioni è quasi infattibile a quel grado di incisività, perché la gente si rivolta. E quindi io ho trovato che in quelle circostanze la
comprensione dei cittadini italiani nei confronti delle necessità pur dure di carattere generale è grande. E l'avevo osservato dal di fuori, non pensando che un giorno mi sarei trovato io in quella situazione, anche in fasi precedenti, in occasione di manovre molto necessarie per stabilizzare l'Italia che stava andando fuori rotta. La gente accetta, io sono convinto che il problema sia non che gli italiani non vogliono essere governati, come a volte si dice, ma che qualche volta è un po' esitante l'offerta di governo da parte del mondo istituzionale e politico. Professor Barca, cosa ne pensa di questi due temi? Non so quando, lei ha giurato sicuramente come ministro. Sì, stavo contando anch'io, adesso è diventato tutto in sala, contiamo tre volte, perché effettivamente per il mio servizio militare che ho fatto da non laureato, quindi stavo solo giurando di fare bene il mio mestiere alla caserma Scianna di Palermo, e poi diventando dirigente dello Stato. E poi in quella incredibile circostanza, tra l'altro dal libro Anna Maria ho appreso, stiamo ricostruendo, Mario, a quali ore della giornata ci hai comunicato che eravamo diventati, che avevamo l'incarico. della mattinata, perché ho visto l'ora di Anna Maria alle 9. Credo che su tutti i due punti è importante, ma uso queste pagine di Anna Maria che me le ero appuntate, e per certi versi uso un'espressione dei centri sociali, sono delle pagine di controcultura, mi spiego, sono delle pagine che con questo senso forte non solo di gioia nella vita che è nel titolo, ma anche di senso forte di orgoglio di essere un dirigente dello Stato. Io sono un dirigente dello Stato, tu sei anche un prefetto, che è una categoria particolare, dirigente dello Stato. Ma l'immagine del dirigente dello Stato che esce da questo volume è così diversa dal cliché che gira, che pure, ahimè, corrisponde ad alcuni nostri colleghi, non è che è inventata sul nulla. Da un lato il burocrate e dall'altro, nel caso soprattutto dei prefetti, colui che va sul territorio a sopprimere l'autonomia e le forze del decentramento, a portare gli ordini di Roma. Anna Maria, se posso citare il tuo libro così non rischio di dire cose che non sono precise, nei confronti di Roma sono le uniche note di non entusiasmo che si leggono nel libro. L'esperienza ministeriale non mi ha entusiasmato. Venivo dall'essermi occupata per molti anni di problemi concreti e non capivo i sofismi ministeriali e le sue regole così complesse e tortuose. Sepoltura. Invece la visione che ci restituisci è che andrebbe letta, perché la tua è una storia particolare, e tra l'altro se mi capita è anche una storia, come è stato rilevato molto correttamente da chi ha aperto, anche la storia di una donna, che è madre, che studia, giovanissima, che studia per diventare dirigente, perché sei già nello Stato, quindi una storia anche particolare, come del resto il tuo piglio di donna si è sentito anche nel nostro Consiglio dei Ministri, quando in più di un'occasione. Ma l'immagine di dirigente dello Stato è di un dirigente dello Stato che sta sul territorio, che si concepisce come grande mediatore. La parola che mi è venuta in testa a me è la parola accordi, che è una parola a cui Amartya Sen ha restituito e ha dato molto peso. La parola compromesso ci fa venire in mente delle cose sbagliate. La parola